Hanno occupato il cortile dell'Arnaldo per protestare contro la richiesta della preside Albidello di lavarle l'auto. Ottimo riscontro di pubblico targetizzato per la seconda giornata di Fusa Expo. Vi portiamo in fiera a scoprire alcune curiosità in esposizione al Brixia Forum. Weekend è prossima settimana con l'Otro Barra Bis, un piacere per la socialità e anche per il portafoglio. Epclotet è fermato dall'influenza, non sarà domani a Cagliari, in panchina, al suo posto Daniele Gastaldello. Siamo una banca fatta di persone, per le persone. Abbiamo radici forti e solide. La fiducia dei nostri clienti è la nostra forza. Da 125 anni vicini a imprese e famiglie. BCC Agro Bresciano, sempre al tuo fianco, per costruire un futuro migliore. Buonasera dalla redazione di e e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che come avete sentito dai titoli in prima battuta eh, ci porta al liceo classico Arnaldo, storico istituto della città di eh, Brescia. Perché? Perché questa mattina eh, gli studenti hanno indetto un'assemblea di istituto straordinaria e hanno occupato il cortile interno al plesso scolastico per circa un'ora e mezza. Una vicenda che sicuramente farà parlare anche nei prossimi giorni. Il nodo del contendere sarebbe stata la richiesta della preside fatta a uno eh, gli storici bidelli della scuola di in buona sostanza eh, lavarle l'auto anche se la versione della dirigente scolastica è ben diversa. Sentiamo tutto nel prossimo servizio. Mattinata movimentata quella di venerdì al Liceo Classico Arnaldo di Brescia, dove gli studenti hanno indetto un'assemblea occupando il cortile per circa un'ora e mezza. Il centro di tutto sarebbe stata la scoperta della richiesta fatta dalla preside Ombidello di lavarle la macchina. In solidarietà al bidello i ragazzi hanno poi dato il via a un corteo per i corridoi, mostrando sul petto post-it con la scritta "Io sono Gerardo", il nome dell'operatore scolastico da anni in servizio nello storico istituto cittadino. La richiesta sarebbe stata è stata fatta qualche giorno fa, ma la notizia si è diffusa solo fra le prime ore di lezione e l'intervallo di venerdì. La richiesta della preside è stata un'umiliazione per il nostro bidello, dice uno studente, secondo quanto riportato dall'Ansa. Protestiamo e ci opponiamo tutti a questa richiesta assurda. La preside, interpellata sull'accaduto, sostiene che il fatto non è avvenuto così come raccontato. Sarebbe stato Gerardo, secondo quanto sostenuto dalla dirigente stessa, a offrirsi di pulire il parabrezza dell'auto dopo che lei gli aveva semplicemente chiesto una spugna. Torniamo ora ad occuparci dell'incidente che ieri ha strappato la vita Nuvolera a un giovane padre di appena 23 anni. Si tratta di Edi Berisa, un ragazzo di origine eh, albanese ma eh, che viveva stabilmente a Gavardo. Fra l'altro, una, eh, una delle ultime notizie uscite proprio eh, questo pomeriggio è che eh, non verrà celebrato un vero e proprio eh, funerale. Leggiamo testualmente da quello che è il necrologio eh, dell'Agenzia di Pompe Funebri. La salma verrà eh, inumata nel cimitero di Gavardo lunedì 17 ottobre senza essere esposta eh, prima. Ora cerchiamo di fare la cronaca di tutta la situazione anche perché eh, nell'auto incidentata c'era anche la sua figlioletta che aveva poco più di un anno. Nuovi dolorosi dettagli emergono a distanza di ore dall'incidente mortale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì sulla statale 45 Bis nel territorio di Nuvolera. Rispetto a quanto riferito inizialmente dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, infatti, scende di molto l'età della vittima, che non avrebbe 30 anni, bensì poco più di 20. Si tratta di un giovanissimo padre di famiglia che viveva a Gavardo e in quei tragici istanti viaggiava sulla sua utilitaria in direzione Salò. Sul sedile posteriore, fortunatamente ben assicurata al seggiolino, la Violetta, di poco più di un anno, che è rimasta ferita in modo serio ma non sarebbe in pericolo di vita. Per lei si è reso necessario il trasporto in elicottero all'ospedale pediatrico del civile di Brescia in codice giallo. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Quel che sembra certo è che i due mezzi coinvolti, l'auto del ragazzo e un camion proveniente dalla direzione opposta, si siano scontrati. I due veicoli sono quindi usciti di strada ai lati opposti della carreggiata e il mezzo pesante si è ribaltato sulla pista ciclabile che corre parallela alla tangenziale il caso ha voluto che in quel momento nessuno stesse pedalando o passeggiando sulla Gavardina in quel momento o il bilancio sarebbe potuto essere anche peggiore ferito anche l'autista un uomo di 52 anni che è stato ricoverato in codice giallo alla poliambulanza per il momento sembra che la tesi più accreditata sia quella di una sbandata dell'automobile nella corsia di marcia opposta forse a causa di un malore o di un colpo di sonno pesantissime le ripercussioni sul traffico dell'intera zona la tangenziale è stata chiusa al tratto interessato per permettere prima i soccorsi e poi la rimozione dei mezzi coinvolti. Chiusura poi anche in serata per la messa in sicurezza. Lunghe code hanno interessato la viabilità esterna che ha dovuto ricevere tutti i veicoli di passaggio. Voltiamo pagina e ci spostiamo sul nostro sito internet wwwbrescia.tv per fare anche questa sera il quadro della situazione dei contagi Covid e non soltanto. Eh, come potete già vedere dal titolo, la notizia di questa sera è eh, purtroppo un'impennata nella segnalazione eh, dei decessi. Allora partiamo proprio da qui, dalla parte bassa dell'infografica. Eh, negli ultimi settimane possiamo dire di aver sempre osservato una sostanziale stabilità attorno al 10-15 eh, segnalazioni al giorno. Purtroppo quest'oggi eh, il numero sale, sale notevolmente sono 38 le persone che hanno perso la vita eh, a causa del Covid-19 o comunque con Covid-19 in Lombardia segnalazioni dell'ultima giornata sul fronte dei nuovi contagi tasso di positività al 20% quindi siamo sostanzialmente stabili, uguali a quello che era il bollettino della giornata di ieri, poco più di 1000 i casi registrati fra Brescia e eh, provincia, infine i eh, ricoveri un eh, meno uno in terapia intensiva si passa così da 16 a 15 posti letto occupati e, Dopo almeno di ieri purtroppo tornano a crescere i ricoveri in area medica più 36 e a questo punto qua siamo a 1.101 persone ricoverate. Rimaniamo in tema di Covid e in tema anche di eh, ricoveri perché è il momento ora di scoprire come ogni settimana qual è la situazione delle persone ricoverate con tampone positivo al civile di Brescia, situazione che dopo l'impennata della scorsa settimana in questi ultimi sette giorni è rimasta sostanzialmente stabile. Dopo il balzo in avanti di una settimana fa, quando i ricoveri Covid positivi al civile di Brescia avevano fatto segnare un più 31, gli ultimi sette giorni sono stati all'insegna di una sostanziale stabilità. In realtà, confrontando i numeri dei report settimanali provenienti dalla direzione del maggior ospedale cittadino, nel computo totale dei posti letto occupati possiamo osservare una minima decrescita, visto che siamo passati da 96 a 94, un meno 2. Sempre quattro, invece, proprio così come la scorsa settimana, i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Stabile, infine, l'afflusso dei pazienti Covid al pronto soccorso, 16 accessi nella giornata di giovedì, in lieve calo, gli accessi di pazienti non Covid, 175. Ci spostiamo ora a Borgo San Giacomo per, un, per vedere insieme un brevissimo video che però è anche altrettanto bello: con un lieto fine. Un cane che è stato salvato da un dipendente del comune di Borgo San Giacomo dopo essere finito in una roggia. Mamma, ma poverino, la mia gioia! Questo breve video è stato pubblicato su Facebook dal sindaco di Borgo San Giacomo Giuseppe Lama e racconta di una storia lieto fine. Non servono in realtà molte parole per descriverlo, è il salvataggio di un povero cane che era finito per sbaglio nella roccia di Via delle Vignette e rischiava di affogare. In suo aiuto è arrivato Antonio, un lavoratore del comune che non ha esitato a calarsi nel chiusino per trarre in salvo l'animale che, nelle immagini, appare davvero stremato. Bravo Antonio, ancora qualche minuto e sarebbe morto il commento felice del sindaco di Borgo San Giacomo, invece si è salvato. È il momento ora di tornare ad occuparci di Fusa Expo fino a domani sera al Brixia Forum, ci siamo stati anche quest'oggi, non potrebbe essere altrimenti visto che ci troviamo in questa fiera anche con uno stand e ovviamente anche nella giornata di domani noi eh, vi aspettiamo, adesso con il nostro direttore facciamo un piccolo tour fra quelli che, che sono gli espositori e in particolar modo le curiosità di Fusa. Ottimo livello di interesse per la seconda giornata di Fusa Expo 2022 che va in archivio quest'oggi. Domani sabato, ultima giornata di apertura della fiera fino alle 18.30. E, e aspettandovi qui anche al nostro stand di Elive con i nostri patron Rig Save Capital e eh, Travelab, eh, qualche curiosità ve la vogliamo raccontare su quello che potete trovare qui a Fusa Expo. Poche curiosità, poche pillole, ma insomma. Provate un po' a vedere che cosa c'è al BrixaForm fino a domani. Gruppo CS a Fusa per? Per poter farci conoscere alle imprese, per offrire i nostri servizi di consulenza alle imprese nel mondo della finanza agevolata e nei corsi di formazione. La pianta agevolata è particolarmente interessante in questo momento direi. Sì, particolarmente interessante perché cerchiamo di offrire un po' di liquidità alle imprese attraverso i bandi provenienti dai vari enti regionali piuttosto che ministeriali. A Fusa c'è consulenza, ci sono stampanti, ci sono programmi per l'ufficio e poi c'è anche il cibo che... È ottimo in ufficio ma anche a casa. Assolutamente sì, noi abbiamo strutturato questa startup, up siamo, siamo nuovi, siamo nati a febbraio e il nostro obiettivo è portare sulle tavole nonché in azienda è un cibo sano, equilibrato e gourmet. E I nostri piatti sono piatti unici, formati sempre da una parte di carboidrati, proteine e grassi, nonché verdure. E sono piatti già pronti, sono piatti che si possono rigenerare in padella, al forno o al microonde. Vanno bene sia per lo sportivo ma anche per la persona sedentaria che vuole mangiare bene con velocità in modo immediato. Eh, I nostri piatti sono venduti tramite e-commerce, tramite un portale e-commerce, spediamo in tutta Italia a tutte le aziende e eh, l'ordine minimo sono sei pasti e eh, l'ordine massimo in base al vostro appetito. La mia azienda nasce nel 2001 eh, da una mia idea con l'aiuto e il supporto della mia famiglia. In questi anni il, la nostra azienda eh, si è proposta per la fornitura e la posa di prodotti legati alla casa e ad oggi la Centina SRL ha lavorato direi, in maniera regolare, eh, crescendo, eh, ha lavorato bene e è riuscita a creare una struttura solida. Dovevamo, a inizio anno... Mettere in considerazione quelle che sono le realtà vicine, perché no chiamiamoli amici, con cui festeggiare, e forti dell'esperienza dell'anno scorso, che abbiamo considerato positiva, ci siamo ripresentati quest'anno. Noi siamo qua, siamo in condizioni appunto di interloquire con le aziende, essere a loro disposizione in quelle che saranno le loro necessità di confronto. E allora anche domani, Fusa Expo al Brixia Forum, ci siamo anche noi, ma come avete visto, ci sono davvero tantissimi espositori, alcuni dei quali anche molto curiosi, che può essere interessante andare a conoscere e andare a scoprire. Voltiamo ora pagina, l'avete sentito all'inizio del telegiornale nei nostri titoli: spazio anche al meteo, perché a differenza in realtà di quanto era stato eh, previsto settimana scorsa, il caldo è continuato in questi ultimi giorni e continuerà ad esserci anche la prossima settimana. Nel weekend l'anticiclone. Da ovest occuperà l'Italia, quindi un weekend tutto sommato di bel tempo con più sole e clima mite. Le temperature in aumento eh, tocchiamo i 25 gradi su un po' tutto il versante tirrenico, addirittura a Lazio con 26 gradi, ma anche al nord oscilleremo tra i 22 e i 24 gradi. Ottobrata bis durante la prossima settimana con questo anticiclone. Eh, disposto proprio dal Nord Africa, dalla Spagna in direzione Italia, quindi una nuova settimana di bel tempo, di sole, temperature, oltre la media stagionale. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trabimeteo. E per fortuna visto che non si possono neanche accendere gli impianti di riscaldamento per il momento. Brevissima pausa ora ma rimanete con noi perché fra poco torniamo con una ricchissima pagina sportiva dedicata ovviamente al Brescia Calcio. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e live play del nostro sito internet. O riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Investire significa costruire il proprio futuro ed è possibile anche in una situazione come quella attuale. Il mercato azionario nel lungo periodo ha sempre dato ottimi risultati. Ma com'è possibile sapere il giusto timing di entrata? La risposta è facile: il market timing. Perfetto è oggi, con un piano d'accumulo, una formula di investimento che attraverso il versamento di piccole somme mensili ti permetterà di strutturare il tuo futuro finanziario nel corso degli anni. L'opportunità è il nostro fondo RixSave Global Equity Value. Per saperne di più chiama o vieni a trovarci. Buonasera agli amici sportivi di e Live. dicevamo Brescia Calcio, Brescia Calcio che domani alle 14 affronta in trasferta il Cagliari, partita importante per diversi aspetti e lo farà senza il suo tecnico Pep Clotet, ormai ufficiale, la, la società ha comunicato che il mister delle rondinelle non è partito con la squadra a causa dei sintomi influenzali, al suo posto ci sarà ovviamente il suo vice Gastaldello. In topo pre-partita per il Brescia Calcio, in particolare per il tecnico Pep Clotet. Alle 9.30 di oggi era infatti prevista la sua conferenza stampa in vista della sfida di domani pomeriggio in Sardegna contro il Cagliari, ma l'appuntamento con i giornalisti è stato annullato a causa di piccoli problemi di salute. La società ha infatti fatto sapere che l'allenatore spagnolo ha accusato alcuni sintomi influenzali e ha preferito rimanere a casa. Il tecnico si è anche sottoposto a tampone che, per il momento, è risultato negativo. Attualmente non è quindi nemmeno possibile sapere se Cloutet sarà in grado di partire per l'isola e di conseguenza se potrà o meno essere in panchina nel match contro l'ex squadra del Patroncellino domani alle 14. Sempre dalla società comunicano che le sue condizioni saranno valutate nel primo pomeriggio. In caso di impossibilità del titolare, il suo vice, Daniele Gastaldello, guiderà la squadra in uno scontro che si preannuncia gustoso. La squadra isolana, infatti, è in ritiro per prepararsi al meglio ad accogliere il Brescia e Inoltre la stampa locale riporta di un settore ospiti praticamente già sold out, cornice quindi delle grandi occasioni. Non ha parlato mister Clotet, ha parlato invece mister Fabio Oliverani, allenatore del e Allora sentiamo un brevissimo estratto su come vede la sfida contro Brescia. Ma il eh, Brescia fino ad oggi ha fatto un, un ottimo percorso, quindi vanno rispettati, eh, nello stesso tempo però dobbiamo avere anche la forza e la consapevolezza di essere una squadra che può vincere queste partite e le può vincere soltanto tramite la prestazione. Quindi credo che la squadra ha risposto alla grande a Genova e sicuramente farà una grande partita domani. E però affrontiamo una squadra che ha qualità, ha qualità nell'individualità, è una squadra che attacca bene la profondità, ha giocatori veloci, ha giocatori di esperienza della categoria, quindi è una partita da avere grande attenzione grande determinazione e ci sarà come sempre domani l'appuntamento canonico qui sulle live per seguire la partita del Brescia Calcio contro il Cagliari con diretta stadio, ma ci facciamo come sempre raccontare meglio tutto dal padrone di casa Fabio Petteroi e da Valentina. Siete pronti ad una nuova grande puntata di diretta stadio, Valentina? Vi aspettiamo sabato a partire dalle 13.30 per seguire l'appuntamento del Brescia fuori casa a Cagliari. Si vola in Sardegna per cercare di capire se questa squadra è guarita perché l'1-1 contro il Cittadella ha fatto intravedere che il Brescia è ancora un po' malaticcio. Noi tutti vi aspettiamo, Valentina e la nostra squadra, alle 13.30 con Diretta Stadio. Diretta Stadio. Ciao. Non mancate. Beh, speriamo allora che la salute della squadra non sia que come quella dell'allenatore. Si chiude qui questa, questa edizione del telegiornale, io come sempre vi ricordo che tutte le notizie le trovate in continuo aggiornamento sul nostro sito internet sul quale vi porto per un'ultima volta www.librisha.tv sul quale eccolo qua non trovate solo le ultime news ma trovate anche la diretta in streaming di live in questo piccolo box dove domani dalle 13.30 potrete seguire anche diretta a stadio e i banner per iscrivervi ai nostri canali telegram, Live Brescia News e Live Brescia Sport. Grazie per essere stati con noi, il Telegiornale si aggiorna come sempre domani alle 12.30. Buon proseguimento di serata a tutti voi e a presto. Puoi rivedere questa edizione del Telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.